Ciao a tutti, oggi siamo qui a Torino, io e Patrizia. Ciao! Oggi vogliamo fare un giro per la città e vedere i punti principali da visitare. Ora siamo nel punto, secondo me, principale della città, che è la stazione. Stazione Porta Nuova, vediamolo. Che dà su Corso Vittorio, davanti alla stazione c'è Corso Vittorio. Corso Vittorio Emanuele, che è il corso principale di Torino. Poi dalla stazione si può facilmente raggiungere a piedi i punti principali per quanto riguarda anche la Movida e diciamo il centro della città, anche il centro turistico, che sono le tre piazze principali di Torino, che sono Piazza San Carlo, Piazza Castello e Piazza Vittorio. Sono proprio davanti alla stazione. Andando a dritto dalla stazione si raggiungono in diciamo tra i 15 e la mezz'oretta, sono molto vicine. Poi, oltre a queste, per il centro di Movida ci sono il Quadrilatero Romano e San Salvario, che sono anche questi raggiungibili dalla stazione in una mezz'oretta a piedi. Quindi diciamo dalla stazione, diciamo come centro principale, si possono raggiungere a piedi tutte queste zone. Mentre per quanto riguarda magari zone diciamo monumentali di interesse turistico, Patrizia, quali sono le zone da vedere? Sono il Duomo, sono la Mole Antonelliana e, aspettate un attimino, il Museo Egizio, sì, che è sempre nella parte centrale della città. Ce lo siamo scritti perché ce ne sono tantissimi. Sì, a Torino ce ne sono un sacco di cose da vedere, però diciamo le principali sono queste. Noi vi faremo vedere principalmente soltanto quelle più importanti, sì. Anche allora, se ce ne sono tante altre. Allora ci spostiamo a piedi, facciamo un giro per Torino e andiamo a vedere le varie zone che abbiamo appena detto. Eccoci, siamo arrivati alla prima tappa, Piazza San Carlo. Ci abbiamo messo a piedi dalla stazione circa 5 minuti. 5 minuti. Facciamo una panoramica della piazza. Molto grande, molto bella, città, piazza storica con al centro una statua. Questa qua è una piazza, diciamo, di interesse più che altro culturale e artistico. Sì. E con sotto i portici ci sono tanti negozi da poter visitare, dove poter fare acquisti anche. Di grandi marche, grandi firme qui. Ok. Poi per la Movida qua ci sono un po' di localini, ma niente di che. Ora ci spostiamo da qua e andiamo verso Piazza Castello. Sì. Siamo arrivati in Piazza Castello, piazza di interesse artistico molto bella da vedere. Abbiamo qui davanti il Palazzo Reale, sulla destra il Palazzo Madama. Poi qua ci sono tutti i portici da visitare. Qua di sera c'è parecchio movimento, non come in Piazza Vittorio, che poi andremo a vedere. Ora ci spostiamo verso Piazza Vittorio, da qua ci vorranno altri 10-15 minuti. Andiamo. Siamo arrivati in Piazza Vittorio. Questo qua diciamo che è il centro principale per la Movida torinese. Pieno di sera qua è pieno di locali e posti dove andare a bere e fare serata. E vediamo, siamo una panoramica della piazza. E poi tra l'altro Piazza Vittorio è anche tra le piazze più grandi d'Europa. Sì, penso esatto. Che sia una delle più grandi d'Europa, cioè è molto grande. È anche artisticamente bella. Sì. Molto vicino al centro. E poi qua da sul Po, cioè davanti a Piazza Vittorio c'è il Po. Siamo arrivati in Piazza Emanuele Filiberto, che sarebbe il centro del Quadrilatero. Questa qua è una zona di Movida di Torino, molto frequentata, dove ci sono un sacco di locali, un sacco di ristoranti dove poter andare a bere, mangiare, fare aperitivi, apericena. Aperitivi, apericena, tu, cena, bello. Vediamo, facciamo una panoramica della piazza. Questa è la piazza, ora non c'è nessuno chiaramente perché era di pranzo. Qui di sera è tutto aperto. E poi vediamo che di là ci sono le varie stradine pedonali, dove qua è tutto chiuso al traffico. Sono solamente strade pedonali dove si può circolare a piedi. Bella zona. Andiamo alla prossima. Alla prossima. Eccoci, siamo a San Salvario. Qua siamo nella piazza principale di San Salvario, che sarebbe Largo Saluzzo. Questa è una zona, non punti principali per la Movida di Torino, quindi più che altro l'attiva di sera, con parecchi locali, pub dove bere e mangiare. Zona di pranzo è molto vuota, non c'è nessuno. Siamo nella panoramica della piazza.
Allora vediamo che non c'è tutto chiuso. Infatti i locali aprono di sera. Questa qua è una zona abbastanza grande con molti locali nelle... Questa è la piazza principale. Ci sono molte viette da percorrere con tanti locali aperti di sera dove poter bere, fare aperitivo o una cena. Siamo arrivati alla Mole, la Mole Antonelliana. Sì. Vediamola qua nella sua altezza. La Mole è alta 166 metri. Giusto Patrizia? Giusto. Beh, questo è l'edificio più alto di Torino. Lo vedi benissimo anche da Piazza Vittorio e da diversi punti di Torino. Beh sì. Si vede anche da Superga. Sì. E alla base sotto ci sono ospita il Museo del Cinema. Molto interessante anche quello. Sì. Si può visitare, si può andare fino in cima, un monumento molto bello, caratteristico di Torino. Eh sì, dove si fanno poi le foto panoramiche. Esatto. Bella. Siamo arrivati al Duomo di Torino, monumento storico della città. Vediamo la sua imponenza. Accanto c'è il campanile. Bene Patrizia, cosa ci puoi dire su questo monumento? All'interno è conservato il lenzuolo della Sacra Sindone, che è il lenzuolo con cui si dice era stato avvolto Gesù nel Sacro Sepolcro. L'esposizione si chiama Ostensione, che è venuta qualche anno fa e che aveva attirato tantissimi turisti, credenti e non credenti. Bene. Andiamo al prossimo monumento di Torino. A dopo. Eccoci qua, siamo davanti al Museo Egizio di Torino. Vediamo l'ingresso. Patrizia, cosa puoi dirci sul Museo Egizio? Che contiene al suo interno oggetti, gioielli di ovviamente faraoni egiziani, i sarcofagi di alcuni di loro e che è il secondo per ordine di importanza appunto come museo egiziano, secondo al Cairo. Molto, molto importante quindi. Sì. Museo mondiale, di importanza mondiale. Sì. Bene, buon. Andiamo alla prossima.